ha iniziato a dipingere in carcere, divenendo un pittore di buona fama. Alcuni li aveva dipinti e firmati con il nome di Luciano Liggio, perché Liggio, a quel tempo incarcerato, voleva farsi passare come artista di grandi capacità, senza averne mai avuto il talento. Ma prima di questa sua seconda vita da pittore, vi era il mutolo killer di mafia. Mutolo nasce a Palermo il 5 febbraio del 1940. Il suo soprannome è Asparinu. Inizialmente fa il meccanico, poi si dedica ai piccoli furti, fino ai primi arresti negli anni 60. Ma guardi, dobbiamo aggiungere, quasi 3 anni dopo è venuta l'amnistia del 63, credo, sono uscito e dopo alcuni mesi mi hanno riarrestato sempre per furto, insomma, e tentata rapina e altre cose. Io intorno al 1965, quindi molto prima dei 20 anni trascorsi, io ero molto amico che il Rina Salvatore aveva una simpatia per me, insomma, che andava al di là delle cose normali. Tanto che io ero l'unico detenuto palermitano, cioè cittadino, perché noi a queste persone li chiamavamo i verdane, cioè dei paesi. Invece io ero un cittadino, io ero l'unico cittadino che potevo stare nel braccio dove c'erano questi famosi verdani, cioè tutti di Corleone, tutti di San Giuseppe, insomma, che allora c'era la famosa associazione di Liggio e di Navarra, insomma, erano quasi. Più c'erano diversi detenuti dei vari paesi. Io in quel periodo mi trovo in galera con Erasmo Valenza, il sindaco che c'era a Borgetto, che è scomparso, con Salvatore Lamberti, che ora è in America, con Cetto Pietro Gianvalbo ed altre persone che ci conosciamo, insomma, da ragazzi, insomma. Quindi il periodo che io parlavo di mafia, perché io non potevo parlare di mafia, cioè cose intrinseche di Cosa Nostra, però quando io ero con questi personaggi e con un certo Giovanni Bonventre, parente di quel famoso Rimi e dopo di Badalamente, a volte, diciamo, il Valenza, almeno se questo è il riferimento, perché solo questo potrebbe essere, con Salvatore Lamberti e con questo Giovanni Bonventre, parlavano di cose di quando c'era, diciamo, la banda di Giuliano, che erano contrari, diciamo, a uccidere la prima persona, perché dopo il primo omicidio, dopo si scatena una ruota che è difficile fermarsi. Però io non è, innanzitutto che in quel periodo ero piccolo, va bene, quindi, cioè, non ero un mafioso e quindi potevo parlare di mafia. Quindi però io ho assistito, perché a me avevano una fiducia immensa, perché era una fiducia, perché per comprendere questo, cioè, quando c'è un personaggio che rispetta a un altro personaggio, queste cose si trasmettono un con l'altro. Di me avevano fiducia, perché io ogni volta che mi avevano arrestato, anche se per furto, anche se per rapine, io avevo detto sempre: non ne so niente, anche se c'erano persone che mi facevano la chiamata di corre, quindi ero io un personaggio rispettato. D'accordo. Quindi se il riferimento a questo, io ascoltavo, ma non è che io ne parlavo, nel senso che... Ma l'oggetto di questo... Guardi, io ero andato a trovare, diciamo, a Rosario Riccobono, che era latitante a Napoli, da un amico suo, da Lorenzo Nuvoletta, a Napoli. Ho accompagnato la mamma di Rosario Riccobono, che voleva vedere il figlio, ai nipotini, e quindi e sono andato là. Là ho incontrato a Salvatore Rina, che era latitante di Palermo, però... viveva, diciamo, in quel caseggiato in cui di proprietà di questo, della famiglia Nuvoletta, che erano dei grossissimi commercianti, almeno io li ho conosciuti come dei grandi lavoratori a tutta, sia la mamma, insomma. E quindi io, siccome avevo un rapporto di amicizia con Salvatore Rina, e il Rina ci ha detto: anche qua, dice Gaspar, dice, ti ci combiniamolo,
Quindi sono stato là io diversi giorni e nella casa, diciamo, di Lorenzo Nuvoletta mi hanno, diciamo, combinato, insomma, la famosa puncitina, diciamo. Quello che mi ha appunto il dito era Emanuele D'Agostino, un ragazzo molto vicino a Ricco Bono e a me, però della famiglia di Stefano Bontade, e quindi c'erano pochissime persone, c'era Lorenzo Nuvoletta, Rosario Ricco Bono, questo Emanuele D'Agostino e un certo Bastimento che era un parente di Nuvoletta. Quindi io mi sono fermato diversi giorni, diciamo, a Napoli, ed eravamo nel 73, anche perché, diciamo, un gruppo di palermitane, e fra cui c'erano tanti mafiosi, stavano completando, diciamo, uno scarico di sigarette vicino al villaggio Coppola, completamente a Lido Felice, e quindi dopo alcuni giorni sono sceso, diciamo, a Palermo, e quindi là incominciò la mia vita di mafioso, anche se io ero sempre, diciamo, in mezzo a questi mafiosi, però ero un ragazzo magari che capivo, però non ero combinato, diciamo, a tutti gli effetti. Nel 1973 viene sospettato di essere uno dei tre killer che attenta alla vita del questore Mangano, l'uomo che aveva fatto arrestare Liggio e che era rimasto coinvolto nella lunga querela sulle bobine scomparse con Frank Tredita Coppola. 6 luglio 1975. 6 ordini di cattura sono stati emessi dal sostituto procuratore della Repubblica Pietro Virga contro persone ritenute coinvolte nell'omicidio dell'agente di pubblica sicurezza Gaetano Cappiello, ucciso la sera di mercoledì scorso mentre tentava di arrestare alcuni malviventi che ricattavano l'industriale Angelo Randazzo. 3 degli ordini di cattura riguardano i reati di associazione per delinquere, tentativo di estorsione, concorso in omicidio e tentativo di duplice omicidio. Le altre 3 persone che sono accusate soltanto di associazione per delinquere sono Rosario Riccobono, di 46 anni, Gaspare Mutolo, di 35, e Salvatore Michalizzi, di 24, fratello di Michele. Il primo è ritenuto uno dei capi della mafia nelle borgate di Partana e Pallavicino. Mutolo sarebbe il suo luogotenente. Riccobono e Mutolo, inoltre, sono schedati come mafiosi ricercati per altri reati ed entrambi condannati in contumacia al soggiorno obbligato. Quali sono i proventi economici che lei ha ricevuto dai delitti che ha commesso? Dai delitti che ha commesso, quale guadagno ricavava? Delitti, omicidi. Allora, delitti per me sono omicidi, niente, quelli si facevano probabilmente perché ci sentivamo in dovere di farli, di sacrificarci, insomma, rischiando la galera, eccetera, eccetera. Se si facevano le estorsioni, si facevano per i soldi. Se si facevano le rapine, si facevano per i soldi. Il suo guadagno. Se si faceva il contrabbando, si faceva per i soldi. Tutto quello che si faceva, soltanto gli omicidi, non c'erano profitti. Tutte le altre cose, c'erano i profitti. Il suo guadagno medio da questa attività criminosa, esclusa gli omicidi, mensile, per esempio, o annuo, o qual era? Quanto guadagnava lei come mafioso? Ma dipende i periodi, insomma. C'erano periodi, cioè dal 73 al 76, che io facevo delle puntate, diciamo, davo dei soldi ai napoletani, perché il grosso traffico, diciamo, si svolgeva a Napoli, gestito da Michele Zazza e da Ciro Mozzarella, con i vari turni che c'erano. Dopo, nella fine del 75, prima del 76, si incominciò un altro ciclo di delitti, quelli della droga, in cui il Gaetano Badalamente ci informò famiglia per famiglia che potevamo fare delle puntate, non più, diciamo, in una misura misurata, perché, diciamo, con le sigarette si doveva vivere tutta la mafia, quindi era un provento che ci facevano avere sui 2 milioni al mese, cioè un mensile molto alto allora,
tenendo conto allora. Più c'erano le estorsioni, più c'era qualche rapina di qualche gioielliere che si faceva. Dopo, quando si entrò nella droga, invece uno poteva vendere i soldi a piacere, i 10 milioni, i 20 milioni, i 30 milioni, i 50 milioni. E quindi questo è il periodo. Al mese? Sì, signore, al mese. O a turno, che poteva passare un mese, poteva passare 40 giorni o 2 mesi o 20 giorni. Dopo, nell'81 in poi, io ho avuto, diciamo, uno dei traffici più importanti, diciamo, in mano, in cui avevo fatto delle conoscenze con il Combachimmi, quello che poc'anzi un avvocato mi ha chiesto, in cui il signor Calò lo sa e l'ha tastato anche lui i soldi, in cui, diciamo, tutti i cinesi mi portavano la droga a me in Italia. Quindi allora io non è che potevo fare i conti se guadagnavo 100 milioni a settimana o ogni 2 giorni. D'accordo. Più droga c'era, più soldi, insomma. D'accordo. Guardi, io non mi ricordo con precisione quanto omicidio ho commesso, comunque io sono rinviato, che mi stanno facendo tutti i processi di tutti i reati che io mi sono addossato. Sì, io la pregherei di rispondermi con sì, no e via dicendo. Sì, no, lei non è che mi ha detto sì, no. Allora, quanto non mi ricordo. Va bene, adesso vediamo, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, di aiutare la sua memoria. Più di 5, meno di 5, più di 10, meno 50. Credo più di 5. Quanti? Più di 5. Più di 10? Credo più di 10. Più di 20? Ma la cifra è quella. Questi 20 omicidi sono stati materialmente da lei eseguiti? Materialmente commessi da me, oppure io ero in compagnia in cui ho partecipato direttamente. Lei è stato già sentito su questa circostanza e i numeri mi pare che non corrispondano. Siamo sicuri che sono soltanto 20 gli omicidi ai quali ha partecipato, o dobbiamo distinguere gli omicidi materialmente eseguiti da lei da quelli ai quali ha dato un contributo? Cominciamo a parlare degli omicidi che lei ha materialmente eseguito. Sì, io parlo di quelli, una ventina di quelli che ho fatto io. Come li eseguiva questi delitti di omicidio? Prego? Come li eseguiva questi omicidi? Che me lo dicevano e io li seguiva, sì, ero no, in compagnia. Devo dire, usava le mani, le pistole, le bombe, questa ventina di allora, omicidi. Le bombe servivano soltanto per l'estorsione. Per lei? Atti, per lei? Estorsione, atti dinamitardi. Mi interessa gli omicidi. Dopo le pistole servivano per gli omicidi, i fucili per l'omicidio, a volte anche le cordicelle servivano per omicidi. E lei ha usato qualche volta le cordicelle? Sì, signore. Sì, signore. Oh, e invece quali sono poi gli omicidi ai quali ha contribuito senza eseguirli materialmente, nel senso di non sparare, non applicare cordicelle, eccetera? Lei ricorda che io già le ho fatto questa domanda in un altro processo? Ricorda la risposta che mi ha dato? Ma guardi, io continuamente vado nei processi e non mi posso ricordare di tutte le domande. Se no. Lei mi sollecita la memoria, lei cosa intende dire? Quelli che io ho parlato? No, che me lo no, hanno... no, quelli di cui ha parlato, quelli a cui ha partecipato. Perché e glielo ho detto, una ventina, sapete, no, 22. I 20 sono quelli eseguiti materialmente, ma ce ne sono altri 60 o 70 ai quali lei comunque ha dato un certo contributo? 8 maggio 78 si è conclusa dopo 5 anni l'inchiesta sul ferimento del sacerdote Don Francesco Azzaro, parroco della borgata palermitana di Partana Mondello, accoltellato perché il 14 giugno del 73 si rifiutò di celebrare un matrimonio per forza. I carabinieri di Palermo hanno arrestato due fratelli, Vincenzo e Natale Di Caro, di 39 e 32 anni. Un terzo mandato di cattura è stato notificato nelle carceri del Luciardone al presunto mafioso Gaspare Mutolo, di 38 anni. Protagonista femminile della vicenda è proprio una nipote di Gaspare Mutolo, Maria, fidanzata con Bartolomeo Mancuso, che nel 73 si innamorò di un'altra ragazza. Maria chiese allora l'intervento dello zio. Il presunto mafioso e i fratelli De Caro allora invitarono ad un chiarimento Bartolomeo Mancuso. Il giovane venne rapidamente convinto, fu chiamata quindi Maria Mutolo ed il quintetto andò in chiesa. Don Francesco Azzaro, di fronte all'improvvisa richiesta di celebrare senza perdere tempo il matrimonio, intuì quanto era accaduto e disse, fra l'altro, che le nozze sarebbero state nulle perché i due giovani erano costretti a sposarsi. I fidanzati e la scorta andarono via, ma poco dopo Mutolo e i fratelli De Caro
tornarono in chiesa, picchiarono il sacerdote e lo sfregiarono con diverse coltellate. Pochi giorni dopo il prete, che aveva sostituito Don Francesco, celebrò le nozze di Maria Mutolo e Bartolomeo Mancosu. Guardi, io ci sono delle dichiarazioni mie, verbale mie, insomma, che io ho fatto nelle varie precure. Allora, quando mi hanno arrestato, a me nell'82. No, parlo del 91. Sì, no, un attimo, che mi riallaccio all'82 per vedere di quantificare i beni che avevo. Io avevo 30.000 metri di terreno nella discesa di Valdese, che era uno stocco di terreno di 160.000 metri dato dall'ingegnere Cuccia, e dopo avevo un 3.000 metri sopra la montagna di Spina Santa a Partanna Mondello, avevo una società con il cugino di quella persona che lavorava per Calò di Faldetta, di che si vendeva rubinetteria, tutte cose di queste. Più ero in società con i Michalizzi Michele, i Michalizzi Salvatore e con i fratelli Caravella, e in società a 50% ciascuno, tre fratelli con noi tre mafiosi, diciamo due palazzi che si stavano facendo in via Ammiraglio Cagni e si sono fatti, di 36 appartamenti più il garage. Dopo l'arresto mio del 1982 e dopo la morte di Rosario Riccobono, che viene a novembre dell'82, quindi questi beni mi vengono un pochettino confiscati dei mafiosi, diciamo, che ecco perché nasce un pochettino la mia titubanza, perché io nel richiedere e mi riallaccio quando il signor Calò dice che si stranizzò che io ci ho chiesto, ma non è vero che io ci ho detto i miei figli sono senza scarpe, io mi lamentavo con il signor Calò per dire ma come mai io chiedo di avere i miei soldi e mi dicono quando esci, dice perché hai problemi, e ci ho detto no, perché vorrei regalare, ora si stava avvicinando una pesticciola e lui si è messo a disposizione a carattere personale, perché sapeva che magari c'era dietro qualche cosa che non andava tanto bene, e quindi io nell'82 ero ricco, cioè stavo benissimo, non è che mi occorrevano soldi. Aspetta, nel 91 io dopo... Scusi, io non gli avevo fatto questa domanda, non mi interessava, ma a questo punto, prima di passare al 91, lei vorrà essere così cortese da spiegarci quale attività lavorativa lecita svolgeva che le abbia consentito di accumulare questo invidiabile patrimonio. Guardi, io intendo dire attività lecita per me era la costruzione, che avevano altri costruttori, cioè per me, siamo sempre, per me anche fare qualsiasi cosa, cioè vivendo in quel contesto, mafiosi a Palermo, cioè per me era tutto lecito, cioè per me era illecito se io mi appropriavo di un milione di una persona che lavoravo, ma se c'era un industriale io ci potevo togliere 100 milioni, 200 milioni, per me era una cosa lecita, cioè, ma era una mentalità distorta che si aveva, io lo riconosco, ma la realtà è questa dei mafiosi. Cioè... Quindi il denaro per costruire questi immobili eccetera era di provenienza... Venivano tutte della droga. Benissimo. Quando è che lei ha iniziato a collaborare con la giustizia? Guardi, io ho incominciato a collaborare, diciamo, ufficialmente nel 92. Le prime dichiarazioni mie, diciamo, sono uscite nel 1992, insomma, però già avevo fatto delle dichiarazioni, insomma, da gennaio fino a giugno. Ricorda con quale magistrato ha iniziato a collaborare con la giustizia? Guardi, il primo magistrato era il giudice Vigna con Silvia Della Monica. Dopo, perché mi trovavo in Toscana per alcuni reati che avevo fatto in Toscana, quindi come giudice naturale, diciamo, erano questi giudici della Toscana. Però siccome io avevo intenzione di collaborare, ho chiesto, diciamo, al giudice Vigna se potevo parlare, diciamo, con un magistrato, perché prima avevo preso dei contatti con il giudice Falcone, però dopo la morte di Falcone, insomma,
sono rimasto, diciamo, un pochettino così spaesato, però siccome capivo che le mie dichiarazioni potevano essere, diciamo, molto importanti e pericolosi, sia per me, per la mia famiglia e per altre persone, volevo parlare ho dato un'indicazione che volevo parlare soltanto con il giudice Borsellino. Lei l'ha incontrato, il dottore Falcone, prima di iniziare a collaborare? Se l'ha incontrato, sì, io dove? L'ho incontrato al carcere di Spoleto, credo che era dicembre del 91, sì. Novembre, dicembre del 91, e le disse che volevo collaborare, insomma, cioè non è che volevo collaborare perché io sentivo l'esigenza, magari perché volevo qualche cosa in cambio, no? È perché per alcuni fatti che erano successi volevo uscire propriamente di Cosa Nostra, perché non mi rivedevo più in quell'associazione che per me, io avevo sognato sempre, diciamo da giovane, di diventare un mafioso. Dopo a 33 anni ci sono diventato, però dopo 10 anni con quello che faceva, diciamo, Salvatore Zina, con i suoi più stretti collaboratori. Posso continuare? Sì, sì, prego. Quindi, anche perché, diciamo, quando io che sono entrato a fare parte di Cosa Nostra, c'erano delle regole ben precise. Diciamo, non si toccavano donne, non si toccavano i bambini, c'erano alcuni comportamenti. Dopo, dall'82 in poi, insomma, queste regole, insomma, sono state un pochettino, diciamo, finiti. E quindi io ero in galera, pensavo, insomma, che avevo 4 figli, questi figli stavano crescendo, insomma, e allora io avevo tutta la mia famiglia mafiosa quasi uccisa, alcuni magari che giustificavo, diciamo, questa eliminazione perché essendo mafioso, insomma, purtroppo è un gioco che uno deve affrontare, però altri, per esempio un giovane, per esempio faccio un nome nativo, diciamo un certo Civiletti, e hanno ucciso il padre, era insieme al figlio di 15 anni e l'hanno eliminato pure. Insomma, io essendo padre, che avevo un figlio a 17 anni, insomma, il figlio di un certo Gaeta e Nino Badalamente a 16 anni ci hanno sparato, soltanto perché era un personaggio, insomma, che crescendo poteva vendicare il padre. Oppure il figlio di Salvatore Inserillo, che aveva 14 anni, viene fatto scomparire. Insomma, erano cose che mi facevano pensare molto, insomma, anche perché avevo vissuto, diciamo, una vita da mafioso con delle regole sicuramente sbagliate, ma per un mafioso però erano qualificanti, cioè in quanto quando è successo, per esempio, il sequestro di una certa Graziella Mandalà, c'era in Sicilia l'ordine che sequestri di persona non se ne dovevano fare, ma se qualcuno li faceva dovevano essere tutti eliminati, cioè i sequestri di persona si potevano fare però fuori della Sicilia. Questa Graziella Mandalà viene liberata a Partanna Mondello e quella che la guardava era una donna. Ebbene, questa donna, diciamo, sono stati uccisi tutti quelli che hanno partecipato al sequestro di questa donna, però questa donna che la guardava non è stata uccisa, perché il Gaetano Badalamente ha detto: guardate, io, dice, sono stato sempre contrario che donne e bambini possono essere moglie, figlie di qualsiasi persona, non si debbono toccare. Però se qualcuno la vuole uccidere perché c'è questo, lo faccia. Però non deve dire perché c'è l'ordine, insomma, questa donna è morta nel letto, insomma. Quindi io ho collaborato, ma volevo collaborare con delle persone che io, non per sfiducia ad altre persone, ma semplicemente perché avevo una fiducia, diciamo, che fino a quando io non terminavo la mia collaborazione, alcune cose rimanessero segrete. Quindi, essendo, diciamo, che Falcone era stato
era saltato in aria, ho cercato di parlare con Borsellino. Borsellino c'era un problema che era a Marsala e non a Palermo, quindi ho dovuto aspettare, non lo so come fanno i magistrati, che ha dovuto andare a Palermo e quindi ho incominciato la mia collaborazione, diciamo, con Paolo Borsellino, però che è durata pochissimo, perché subito si innestò, diciamo, un conflitto tra magistrati, e la cosa uscì fuori, insomma, dopo un po' di giorni, insomma, e dopo, disgraziatamente, il giudice Borsellino è morto pure. Quindi io già avevo iniziato a fare delle confessioni, ho parlato con alcuni magistrati, diciamo, anche per non perdere tutto il lavoro che ha fatto Borsellino, ho continuato con il giudice Anatoli, Lo Forti e altri giudici di Palermo, però dopo, insomma, sono venuti quasi tutti i giudici d'Italia, insomma, un pochettino, magari sì, ci interessava qualche cosa. Quindi.